Allora, abbiamo partita contro il Chelsea. Sì, facciamo questo. La squadra mi sembra che sia quella migliore che potevamo mettere. Il nostro fixture è salito di livello. Ok. Poi forse Squadra in campo a caccia della vittoria da dedicare ai la... Dai. propri tifosi che anche oggi non hanno Dobbiamo voluto vincere mancare questa partita all'appuntamento. Gran di colpo d'occhio oggi sulle tribune di FA Stamford Cup. Bridge per questo match. Verso il sogno europeo. Giornata molto piacevole dal punto di vista atmosferico qui a Londra, Stamford Bridge. Non piove e questa è già una buona notizia. Con me c'è Stefano Nava pronto per il commento Verso il tecnico. sogno Discesa ai europeo. quarti di finale della Emirates FA Cup, il cerchio si stringe, il posto è per una prestigiosa opportunità in semifinale. Match che promette gol e spettacolo. Sono rimasti in otto, Pierre, si alza Ah, ho l'asticella. Ovviamente il esagerato. livello della Deve competizione è migliorare partita che Fischer. non ammette repliche. Da Nella interpretare parte in maniera difensiva. intelligente, senza rischiare inutilmente, ma Dovrò poi cercando un momento allenarlo. buono per colpire. Possesso palla per gli avversari. Gli attacchi delle due squadre oggi possono essere decisivi. I riflettori sono ovviamente. Occhio al contropiede. Dai, tira! Occhio al tiro. Sì! Hanno segnato e adesso sono clamorosamente in vantaggio. Sì! Risultato incredibile, Stefano. Però quel Decisamente ragazzino lì, Pierre. COC, Allora, sta qua, crescendo quelle che bene, erano le eh? È già indicazioni arrivato a dell'ingegnere del calcio, 61. spesso i pronostici sono fatti per essere Allora, tutti quelli ricordati, presi dal ed oggi sembra prestito. essere l'esempio per fuori gioco è Dai, giusto. siamo già su 1-0 contro il Chelsea. Suggerimento interessante. Palla in 2-0. rete. Una sentenza direi. Chelsea è un'altra 3-2 che roba, evidenzia le straordinarie doti fisiche e atletiche di questo giocatore. Si è involato e nessuno è riuscito a fermarlo. Uno spettacolo. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2 reti a 0. Brutto passaggio e pallone regalato. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Occasione! Ed è bene. Rete! Dopo una splendida giocata si ritrova davanti al portiere. Non si può fallire da lì. Se prima era dura, recuperare lo svantaggio, ora Abbiamo sembra bisogno di una creare missione una squadra impossibile. che fa degli allenamenti per potenziare anche la resistenza, Palla perché prossime persa. partite, prossimo anno avremo Può tantissime colpire partite da se lì. riusciamo ad andare È anche in tutto Europa. solo. Ed entra in rete. Se riusciamo ad Gol! arrivare in finale e andare in Si è Europa. provato tu per tu col portiere, grazie a una splendida giocata. Non ha sbagliato. È una gara a senso unico questa ormai. Giocherà ancora per 2 minuti. Agli allenatori è parso. Attenzione, passa il difensore. Ah. Pallone invitante. Palo. Semifinali che sembrano davvero un passo per loro dopo la splendida prova. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico come primo tempo. È calato completamente il silenzio irreale per il pubblico di casa, in merito a tutti gli avversari che stanno giocando una partita incredibile. È difficile continuare a sostenere i propri giocatori di fronte a una prestazione del genere. Posizione ideale. Vediamo cosa inventa ora. È in buona posizione. Il riflesso di Kepa. No! L'ultimo tocco è il suo, dunque calcio d'angolo. Ha lasciato dei buchi giganti. La mette in mezzo. Ancora un calcio d'angolo. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Questo giocatore è certamente fra i migliori in campo, sei d'accordo Stefano? Era sicuramente tra gli osservati speciali. Ci mette i pugni e allontana. Si metteva i pugni nelle mani.
perdono palla banalmente. Può ricevere la posizione interessante, gran palla, palla che filtra benissimo. No, che moffetta! Questa era un'ottima occasione. Davvero fin qui una brutta giornata. Puntuale qui il difensore nel recupero. Lo vede, può andare, può avanzare indisturbato. Portiere che sembra davvero tra gli ultimi ad arrendersi oggi. Porca grande miseria! Passiva ancora più pesante alla sua squadra. Occhio al tiro della bandierina. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Può metterla in mezzo. Palla controllata dalla difesa. Funziona. Ecco il fischio dell'arbitro. Finita. Passaggio impreciso. Pallone inter. Facciamo un'intervista. Oh, hi there. I've just got a couple of questions about the match. Non vedo l'ora. Beh, vedi che c'è da sistemare un po'. Beh, mi stiamo facendo benissimo. Una roba straordinaria. Poi. Thank you for your time. Abbiamo meritato. Allora, facciamo la partita e poi vediamo un attimo come siamo messi con gli obiettivi. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Please make your way to reception after the game. Thank you. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Piero Gepardo e Stefano Lama pronti anche oggi a tenervi compagnia. Si gioca per il campionato, per i tre punti. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e contro gol. La seconda in classifica molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Oh, vedo che nel può ricevere la posizione interessante. Sono migliorato. Legge bene la traiettoria qui. Formazione di casa che scende in campo con questi 11. Hanno optato per il 4-4-2, però con due soli centrocampisti di fatto in mezzo al campo, visto che gli altri due sono in realtà una sorta di difensore e di attaccante aggiunto. Chiaro il piano tattico dall'allenatore, che ha scelto di proteggere maggiormente la difesa, di fornire sostegno alle punte, sacrificando qualcosa in mediana. Non può sbagliare! L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Che è successo? A pochi metri dall'azione ha potuto giudicare in maniera chiara intervento del giocatore. Ah beh. Pare ci siano dubbi. L'arbitro indica il dischetto e mi sembra abbastanza incredibile che non abbia preso provvedimenti disciplinari. Anche secondo me questo era un intervento da punire severamente. Eccellente. Ma no! Pallone sopra la traversa. Oh, che brutto rigore, eh? Calciato davvero male. Dimentichiamolo. Ma che Stefano, quanto possono incidere le voci, i rumors di mercato sul rendimento di un giocatore? Insomma, questi non sono robot, eh? Penso che i giornali li leggano e ascoltino le radio. Beh, può capitare soprattutto ai giovani o a quelli che giocano magari in club meno blasonati e che vedono il proprio nome accostato a squadre di primissima fascia. È facile farsi prendere dall'entusiasmo e mollare un po' la concentrazione in questi casi, anche inconsciamente. Perdono palla banalmente. Sta avanzando. Hanno
hanno l'occasione per portarsi sì. vantaggio 1-0 ed è un vantaggio assolutamente meritato questo. Sono 41 minuti di gioco, di tempo stavano già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Dai, finisce il primo tempo. Vado a vedere un attimo gli obiettivi della dirigenza, quanti ne abbiamo. Prosegue la sua azione, cerca il tiro, grande parata in tuffo. E siamo riusciti a vincere contro il Chelsea, ci hanno dato 800.000. La mette in area, non corre rischi, sceglie i pugni. Quindi... e finisce qui il primo tempo 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Il risultato al termine dei primi 45 sorride alla squadra di casa. Stanno tenendo fede. Non ho idea quanti soldi potrebbero darci se riusciamo a andare in... ci pensate? La nostra squadra che va in Europa è tutto pronto, comincia il secondo alla tempo. Serie D, diciamo così, non so se la serie D o C2. Ah, se passava. Azione sulla traiettoria del passaggio. Ma sì. Se dobbiamo farli, se vogliamo far prendere. Brutto passaggio e pallone regalato. Palla interessante nello spazio. Passaggio che trova bene il compagno. E il portiere dice di no. Pulisce. Mi sembrava un po' fallo però. Sono andati a un passo dal vantaggio, doppio vantaggio anzi, gol che non è arrivato solo grazie al portiere che si è opposto alla grande alla conclusione ho precedente. Deciso di andare in prestito, andare benissimo, si può crescere. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi, gran palla in mezzo. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante. Era come volevo fare. Era già pronto a esultare. Sostituzione in arrivo. Questo bisognava farlo. Palla verso il centro dell'area. Non si fida, spazza via di pugno. Occhio alla ripartenza. Questo terzino un po' di fatica. Può ricevere la posizione interessante. Può cercare il cross. Palla messa giù bene, ma occhio al pressing. Bravo qui a smarcarsi. L'hanno messo Brain. Lo vede. Può andare. Può colpire da lì. Prova ad andare. Con questa poteva essere una grande occasione. Sì, hai ragione, Pier. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. No, sto passaggio così debole. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Non fare il fenomeno. Consegnata agli avversari. Riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa. Occhio a questo lancio. Palla in rete. Un gol che rende ancora più significativa la distanza fra le due squadre, ma ovviamente bisogna mantenere l'attenzione. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Contro la seconda in classifica, aumentiamo il nostro, nostro vantaggio, possiamo giocare in altro con molta minuti, tranquillità. Restano altri 5 da giocare. Ottimo lavoro Matteo, come sempre, grazie. Recuperano palla, cerca di bucare per il compagno. Palla in gioco. A metri per andare. E la messa! È bravo anche lui! Modo ideale per festeggiare una vittoria netta.
questo gol corona la splendida prestazione di tutta la squadra. Gara che sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. Dai, sta finendo la partita. Matteo Mazzaghi a bordo campo per sapere quanto manca al termine della gara. 60 secondi al 90esimo, Pier, ultimo. L'arbitro fischia dunque la fine del match. Perfetto. Got time for a couple of questions. Oh sì. C'è un motivo, devono giocare tutti. Dai, abbiamo vinto contro la seconda in classifica, abbiamo allungato la nostra striscia, so che sono contenti, direi.